Presidente Orfini, sulla vicenda delle torture alla scuola Diaz e sull'opportunità o meno di una dimissione di De Gennaro da Finmeccanica, la sua è stata la posizione più netta, rottamata, decisamente rottamata da Matteo Renzi, che ha confermato la fiducia nella qualità e nelle competenze del presidente di Finmeccanica, appunto De Gennaro. Quindi si dimette lei da presidente del Partito Democratico? Beh, se io mi dimettessi da presidente ogni volta che ho pareri e opinioni diverse da quelle di Matteo Renzi, mi dovrei dimettere spesso. Il presidente del Partito Democratico storicamente è una funzione che viene affidata a chi diciamo, non ha votato al congresso il segretario del partito. Io sono presidente del PD anche per questo, perché non ho votato Renzi al congresso, di conseguenza è del tutto normale che su questa come su altre vicende noi si possa avere opinioni differenti. Presidente, però lei è appunto il presidente del partito più grande d'Italia, qual è l'autorevolezza, la sua forza, un tweet in un l'altro? Io credo di aver detto chiaramente quello che pensavo su questa vicenda, penso di averlo detto e di non essere l'unico a pensarla in questo modo, non credo ci sia bisogno su questo argomento di aggiungere altro. L'autorevolezza è data dalle idee, è data da quello che uno pensa e non la decido io, la decidono i nostri elettori. Se sì, mi ma un deputato potrebbe proporre una commissione d'inchiesta, fare una riunione all'interno del partito, una roba seria, non solo un tweet, non le sembra? Io non ho fatto solo un tweet, nel momento in cui De Gennaro fu nominato dal governo Letta presentai un'interrogazione parlamentare insieme al mio collega Raciti, unici nel Partito Democratico, in cui chiedevo conto al governo di allora delle ragioni e dei criteri con cui era fatta quella scelta. Ho fatto poi Matteo Renzi lo confermò. Ho fatto quello che può fare un parlamentare, un atto parlamentare. Che poi però Matteo Renzi lo confermò. Sì, esattamente, nel momento in cui lo confermò feci anche in quell'occasione, spiegai che mi sembrava un errore, esattamente come dopo la sentenza della Diaz ho ribadito la mia posizione. Certificate le torture della Diaz, finisce tutto a terra, luce e vino, nessuno chiede scusa? Intanto credo che appunto le sentenze abbiano restituito, diciamo, degli elementi di verità, chi come me ne era convinto non è stato stupito evidentemente, chi era lì evidentemente sapeva benissimo di essere stato torturato o di aver torturato, vedremo. Io credo che su questo, diciamo, non seguiranno, insomma, atti parlamentari al tweet nel quale lei diceva è vergognoso che De Gennaro sia presidente di Finmeccanica. Beh, ma ripeto, io gli atti parlamentari li ho già presentati, ancora attendo una risposta a quell'interrogazione. Dopo tanti mesi, appunto, c'era un altro governo, non è mai arrivato. L'interrogazione a chi l'aveva fatta? Al governo. Evidentemente al governo Letta, in cui chiedevo ragione, anzi chiedevo conto dei criteri con cui quella nomina era stata fatta, perché secondo me erano criteri discutibili sia nel merito che nel metodo. Agli atti chiunque può cercarsela su Google e leggerla. Presidente, finisce così? Vediamo, non dipende solo da me evidentemente, c'è un dibattito in corso nel paese mi sembra su questo, vediamo gli sviluppi.